Eccoci, benvenuti su shareradio.it in diretta dallo studio 1 di Baggio. Anche oggi siamo con voi per diffondere vibrazioni positive sulla città. Mentre l'autunno tinge di rosso il parco delle cave non ancora libero dalle vie d'acqua, ascoltiamo il ritmo e il levare degli Spiritual Griot per allontanare la prima nebbia e riscaldarci i cuori. Qua che ero piccolo con mia madre, mio padre era già qua ed è venuto qua per un'opportunità di lavoro con la musica. Ha iniziato a suonare con l'orchestra, negli anni 90 andava tanto la musica latinoamericana e sono arrivato dall'Austria e sono venuti a prendermi degli amici di mio padre e mia madre. Abbiamo passato la frontiera e mia madre mi ha detto che stavo quasi per iniziare a piangere quando stavamo arrivando lì in macchina, proprio pregato che non scoppiasse a piangere perché sennò gli succedeva un casino sotto la coperta. Adesso mia madre ha deciso di tornare a vivere di là e mio padre anche lui sta pensando di tornare a vivere di là. Mi sono sentito sempre poco straniero comunque essendo cresciuto qua. A volte mi sentavo più italiano di certi italiani perché sento che comunque tengo magari a certe situazioni più magari di altre persone che invece sono totalmente menefreghiste e sono nati qua. Siamo tutti allo stesso tempo abitanti di questa terra, senza stare a menarsela troppo sul colore della pelle o non lo so, su tante altre cose. I am the spiritual and rise in my soul and my mind, oh blessing Jah. I am the follow me my brother, you are not just a man. I am the all together we can build the kingdom of Rastafari. Of Rastafari, stanno piedi su una pietra. Porgo lo sguardo in alto perché c'è una stella cometa che dall'alto si posi sopra di me. Io cerco me per tutto, soprattutto sopra il cielo e sopra ogni cosa che dentro al mondo c'è. Se mi perdo è perché a volte sono stanco e torno al branco che in fondo è come me, che cerca la sua via. In fondo come me, I am the spiritual and rise in my soul and my mind, a blessing Jah. I am the follow me my brother, you are not just La musica che ho fatto io è sempre stata musica da cameretta, diciamo, mi sono sempre occupato di tutto da solo. Da comporre la base, campionarla, scrivere il testo, registrarla in casa. È stata una spinta energetica conoscere un gruppo composto da diversi strumenti, diversi ruoli, più voci, non ero l'unica voce, non avevo un tappeto musicale fisso, 5, 6, 7 teste, ho detto proviamo. La cosa poi si è allargata automaticamente perché c'è stata la stessa grinta, la stessa intenzione tra tutti allo stesso momento, e unita dagli stessi ideali che ci accomunano. Hanno fatto quello che può essere visto come il miracolo della nascita, di un seme che germoglia o di un bambino che nasce. Io sono nato nel 95, 22 agosto, ospedale Mangiagalli,
Mia madre è marocchina, è qua da 25 anni quasi, mio padre qua da 30-40 anni. Si sono conosciuti qua a Milano, sono nato io. Poi da piccolino sono stato un po' in giro, un po' in Marocco, un po' in Egitto. E poi niente, ho fatto qua le elementari, ho fatto qua le medie, superiori, però sempre andando un po' in avanti e indietro, capito? Ero veramente molto confuso, perché ho un background di famiglia araba, di religione islamica, però nel frattempo vivevo in un mondo che non aveva niente a che fare con quello che mi dicevano loro. E non sei più il nato qua da genitori diversi, non sei più il assimilato, diciamo, cioè l'italiano, capito? Ma sei in mezzo, capito? E sei nuovo, capito? Un meticcio, un cane randagio in mezzo a tutti. E ho trovato dei meticci, secondo me. Abbiamo sta roba che ci connette, capito? Perché alla fine nessuno è, come si dice, 100% qualcosa. Bella, Però non mi ha salvato il curriculum. Quella! Io, bella zitto! Ciao, tu bene? Tranquillo, Bruno! però ancora vivo almeno. Allora ci vediamo oggi, dai. Lo so, c'è traffico a Milano, vaffanculo c'è traffico. Ma vaffanculo che sei in bici, che traffico ci deve essere? Chiaro, c'è traffico! Prima ero un ragazzo a cui non piaceva la musica, cioè nel senso non l'ascoltavo nemmeno. Era proprio un mondo estraneo a me. Poi con la conoscenza di una persona che mi ha fatto avvicinare al mondo della musica, ho cominciato un po' a innamorarmene e pian piano ho voluto replicare i suoni che sentivo, quindi ho deciso di prendere prima l'ukulele, dopo 6 mesi ho cominciato con la chitarra. Suonando da soli si riesce a comunicare più con se stessi, comprendere un po' quello che si è veramente, un po' come una sorta di meditazione. Però dopo un po' penso che venga spontanea la volontà proprio di condividere la propria musica con altre persone. Non solo diventa un'introspezione personale, ma collettiva. Sono venuto qua nel 93, che avevo 11 anni. Qua ho frequentato la scuola elementare a partire dalla quinta, ho fatto le scuole medie, ho fatto superiori. Dopodiché, una volta preso il diploma, ho deciso un po' di guardare un po' il mondo del lavoro. Poi a un certo punto ho deciso anche di fare l'università. Sto frequentando il corso di chimica e tecnologie farmaceutiche, sono al terzo anno. Il fatto di essere cresciuto qua ti frega un po', perché poi tu ti senti italiano al 100%. Sei cresciuto qua, conosci gli italiani, la tua realtà è quella. Il tuo passato è qui, il tuo futuro è qua, perché comunque se uno studia il suo futuro è qui. Ai 18 anni si deve ritrovare con dei problemi che non puoi neanche immaginare, perché la questione dei documenti è sempre in corso. Tu da quant'è che non vai in blu? Sono 10 anni che non vado. Più o meno sì, anche te. Anche 2002 l'ultima volta, Ma tu sei ancora più lontano. Sì, c'è un cielo da attraversare. Non c'è il barcone a Lampedusa che ti fai, no? Non c'è. E tu da quant'è che non vai? Da quant'è che non vai in Puglia, te? Io non ci sono mai andato. Noi suoniamo insieme, poi dopo andiamo insieme a casa di qualcuno, mangiamo insieme. Mettiamo su della musica, ascoltiamo, ci scambiamo le conoscenze. Qualcuno cucina africano, qualcuno mangia solo verdure, cioè comunque ce n'è di ricchezza da assorbire. Velocizziamo un po' sullo stacco e quindi però dopo secondo me torniamo proprio che mentre riparte, proprio che mentre riparte lui che ripartiamo a manetta. Cioè, Rendendo massimo sulla sua, capito? Perché sennò una denso lenta non è più denso, capito? È un'altra cosa. Sì, ma allora il problema non è proprio la velocità, cioè può anche L'intensità, cioè, dici? l'intensità, capito? Perché, capito? Cioè, è proprio il problema quando riparti. Proviamo, dai. Yawa, spirito al grio! È la libertà, sai com'è? Chi combatte? E combattuto! Giova! Yeah,
voi. Dai, non è vero che non ti piacciono le verdure, te. Ah, non le mangio le verdure, easy. Grigliate di peperoni, melanzane, non me le mangio. Sì, ma la verza? Nel couscous. Il cavolfiore? Nel couscous la verza ci deve essere, sennò non è couscous. Me ne mangi il cavolfiore? Sì, zi. Mangi? Pasta col cavolfiore, zucchine, zi, cioè. Vabbè, ok, no. Pesto, cavolfiore, zucchine, fratello, ma darci dentro. Cioè, le verdure easy le mangio tutte, non ho problemi. Concentrazione in questo caos, lo spazio non ha limite, i confini non vi è niente, se ci rifletti un attimo e pensi a quello che hai, concentrati su quello che importa, mentre shut on my mind, my soul's of the time, run, baby, run, baby, run up the wine, your lips lean alive, my just a smile, disruption, no corruption, is a spirit, but right, my truth says, però una cosa del couscous è che tipo, nella leggenda, che più lo mangi e più ne mangerai. Perché tipo non ti riempie. Couscous è molto leggero. Molto leggero, perché non ti riempie, cioè ti viene ancora più fame, ti apre. Poi immagina in mezzo al mare, con un po' di musica tipo adesso, così, no? Così ti viene ancora molta più fame, quindi più peruviano ne mangi. Tanto vai mangiare il peruviano. Ho fatto una pogliata peruviana una volta. Vabbè, ma tipo il ceviche l'hai mai provato. Il ceviche è il piatto nazionale del Perù. Deja que te separe el mundo por solo un segundo y verás que toda esa prisa no lleva nada bueno, es solo confusión, fuego en Babilonia, así que tómate un ratito, gustate un porrito y descansa un momentito. Ma oggi come oggi, se uno vuole fare il digiuno, si sconvolge, perché infatti, cioè, funziona il contrario, c'è la notte che prima di andare a dormire ti dai una bella cartella qua sullo stomaco. Vai a dormire, non digerisci niente, perché sì. Ti alzi alle 4, magari mangi ancora, perché poi tutto il giorno non mangi, ti alzi alle 6, poi lavori fino alle 7. Non so, bisogna vedere com'è. Ci sta! Un pezzo marocchino in Palestina, zi? Vabbè, quella è, sì, quella di Gaza. Bravo, Gaza, sì. Reza libera. Com'è che è? Reza. Reza, fratello, Reza. Reza. Uh-huh. È libera, come si dice? Sassopra, sassopra, osa so per la libertà. Come Reza, libera, Reza, libera, Reza. E ti farà vincere anche un sassopra. Usa sola, usa sola per la libertà. Come Reza, libera, Reza, libera, Reza. Yeah, yeah, ok, yeah. Un po' più veloce. Yeah, yeah, ok, yeah, check. Ok, yo, tutto è cominciato quando l'avete colonizzato, quando l'avete schiavizzato, derubato, separato. Anni fa la storia ha raccontato di quando avete torturato da ogni mano che ha lavorato per voi in Africa. Grazie a voi sono arretrato, grazie a voi sono nato in uno stato controllato da un vostro ereditato dittatore, principato, resto in esiliato. Se provo a dire come la penso, che clapperà. Fucilato, mi sono imbarcato, sono scappato, attraversato questo mare di speranza, mille miglio galleggiato, finalmente è arrivato, letteralmente deportato. Malcie, nessun diritto, sono avvocato. Scusa, tanto se non sono affogato, perché ho varcato? Fu tutta l'immaginare che tu ho alzato. Se questo mare è vostro, se questo posto è vostro, è vostro anche il corpo di chi non si è salvato.